Eccoci, ci siamo, ripartiamo con quest'ultima pillolina di questo momento della giornata, direi mattina, ma sono le 12.50, quindi dipende un po' dal punto di vista. Poi noi continueremo a parlare, anche se magari le voci e le facce cambiano, però continuerà ad esserci RBE qui dal palco di Piazza San Donato, ma vogliamo ancora dedicare tutta la nostra attenzione e il nostro interesse a una realtà molto molto recente. Come vi chiamate? Associazione Fare. Associazione Fare, che però è una sigla, giusto? Sì. Sta per? Famiglie e relazioni. Ottimo. E insomma, siete molto recenti, appunto, nate nel 2022, mi annuisce Darianna. E quindi, insomma, di che cosa vi occupate? Da dove è nata questa idea? Allora, intanto mi piacerebbe proprio parlare di come nasce l'associazione Fare, perché nasce da un incontro fortuito di due esperte del territorio che si chiamano Silvia e Chiara. Silvia all'epoca era una neomamma con un sacco di dubbi e perplessità, in cerca di risposte e supporti, e Chiara è una doula che opera nel territorio pinerolese. Ci ricordiamo la doula. La doula è una figura di sostegno alla maternità e alla famiglia in fase di gestazione e nei primi momenti post-parto, che si occupa di supporto sia al neonato ma anche proprio alla cura della mamma e dell'intero nucleo familiare. Per soddisfare tutti quelli che possono essere i bisogni proprio della donna e della famiglia. Che è una figura storica molto importante, anche radicata sul territorio. Esatto, la doula. Esatto. E succede che Silvia incontra Chiara e insieme si rendono conto che nel territorio pinerolese e limitrofi era necessario creare proprio una rete di supporto alla neogenitorialità e alla fase della gestazione. Così iniziano una ricerca di tutte quelle che erano le professioniste che si occupano del materno infantile nel territorio, e con una serie di messaggi e incontri prende vita l'evento di Porte Aperte. Con l'evento di Porte Aperte, che soddisfa e riscuote successo, si dice ok, forse può nascere un'associazione. Il verbo fare non è un caso, perché noi abbiamo fatto tanto e da fare abbiamo scomposto questo verbo e nasce così famiglia e relazione. Chiaro, chiaro. Quindi insomma, molto giovane come realtà, ma già molto attiva, molto, molto lanciata. In termini di numeri, insomma, quante persone si occupano? In quanti siete? Quante siete? Al momento siamo 18 professioniste, che sono da educatori professionali, educatrici professionali. Ad oggi siamo tutte al femminile, ma supportiamo la famiglia anche dando spazio alla figura maschile, che riteniamo fondamentale nella gestione, nella creazione e nell'essere famiglia. E le professioniste sono educatori, logopediste, le dule, abbiamo anche un'esperta di yoga per famiglie, esperti olistici, sì, esatto. Pedagogisti. Abbiamo appunto operatrici shiatsu, abbiamo consulenti del baby wearing, del sonno. Baby wearing nello specifico è il portare in fascia, che appunto è un aspetto anche che ci piace come associazione portare, una parte che non sia per forza molto frontale, molto a livello di lezione cattedratica, ok? Quindi è un aspetto che ci piace, quello di avvicinarci alle famiglie in maniera molto familiare, scusate il bisticcio di parole. E quindi appunto abbiamo anche professioniste più olistiche di questo genere, e poi abbiamo appunto, come diceva, pedagogiste, educatrici professionali, una psicologa che appunto ci accompagna anche nei vari momenti di incontri che si fanno durante l'arco dell'anno. Ecco, a proposito di incontri, prima di dimenticarci, c'è un altro momento di Porte Aperte in arrivo, giusto? Sì, sarà il 12 ottobre presso il Palasette di Bricarasio.
e sarà un evento completamente dedicato alle famiglie che si svolgerà dalle 10 del mattino alle 19 di sera e ci saranno incontri pensati ad hoc per soddisfare tutti i momenti della gestazione, dei primi momenti post parto ed anche le tappe più impegnative di quelle che sono della vita con i bambini, ad esempio le regole, i limiti e i capricci, o ci saranno anche dei laboratori creati proprio per neofamiglie come il laboratorio di massaggio infantile, e ci saranno spettacoli teatrali e sarà quindi una giornata interamente dedicata alle famiglie. Io penso sia molto importante questo tipo di, possiamo dire, di gruppi, anche un po' di autoaiuto con la presenza dei professionisti, perché mi rendo conto che molto spesso quando si è genitori, soprattutto giovani, il problema principale è che ci si sente soli, alle prese con qualcosa con cui non si era mai davvero preparati, soprattutto quelle persone che magari hanno una rete familiare non presente o non preparata, hanno necessità di creare una rete umana, perché noi possiamo farlo anche attraverso i social, ma è molto limitato, no? Si può sapere come fare, no? Si può scoprire come fare, ma anche l'ascolto delle problematiche, la risposta a queste problematiche da parte chi magari l'ha già vissuto, lo sta vivendo, o con dei professionisti che ti possono dare delle risposte a te come persona, è importantissimo. Mi dai proprio là per far fare la domanda, perché a un certo punto hai parlato proprio dell'approccio, no? Perché mi immagino che possa essere qualcosa di molto delicato, nel senso che magari la famiglia anche da un punto di vista di insicurezza, di orgoglio, ma giustamente, se lo dico senza critica, può voler dire ma cosa volete da me, facciamo noi, si è sempre fatto da soli, perché avremo bisogno di voi. E quindi il momento, ecco, dell'avvicinamento, come avviene? Qual è la... Allora, uno degli obiettivi di fare è proprio quello di creare una rete. Una rete sia tra i professionisti che una rete tra le famiglie, e il far sentire la famiglia una parte di questo gruppo, creando anche un supporto di mutuo aiuto tra le famiglie che si sentono nello stesso posto per la stessa motivazione. E quindi mettersi dalla parte del noi siamo stati, ci sentiamo esattamente come vi state sentendo voi. E quindi è un approccio senza giudizio per arrivare a un supporto efficace della situazione che si sta vivendo in quel preciso momento. Chiaro, insomma, abbiamo detto forse più o meno tutto, abbiamo citato la data 12 ottobre. 12 ottobre. Se vedete a Bricherasio, queste locandine. Questa locandina. Però mi viene un po' il dubbio, nel senso, magari c'è chi vi scopre in questo specifico momento e dice no, ma io ho bisogno adesso, cioè non devo aspettare il 12 ottobre. Quindi nel caso appunto vi si volesse contattare, si volesse entrare in contatto. Allora, noi abbiamo una pagina Instagram che è appunto Associazione Fare, e la nostra sede è presso l'atelier olistico in Largo Staffette, via Largo Staffette Partigiane, qua a Pinerolo. E quindi assolutamente siamo pronti ad accogliervi. Aggiungo ancora, proprio riguardo le tempistiche che potrebbero essere immediate per qualcuno, noi durante il corso dell'anno appunto abbiamo diversi momenti che noi chiamiamo pillole proprio perché sono dei momenti magari della durata, degli incontri della durata magari di un'oretta e mezza, di un paio d'ore anche, dove appunto ci suddividiamo tra professioniste e ci occupiamo di tematiche specifiche che possono essere rilevate dal bisogno che noi sentiamo sul territorio. Quindi anche attraverso le nostre pagine social ci teniamo proprio a interrogare chi ci segue, chiedendo qual è il bisogno effettivo da cui partiamo, e in base a questo poi offriamo dei momenti di confronto, degli incontri su queste tematiche appunto. Il 20 di settembre, quindi proprio a breve, ci sarà nello specifico una pillola che riguarda tutta la fase che stanno vivendo magari molte famiglie, molti bambini nella fascia di nido, che riguarda appunto il distacco dovuto all'ambientamento al nido. Quindi affronteremo questa tematica qui. E il 27 di settembre invece ci sarà un'altra pillola riguardante di nuovo la genitorialità più a largo margine, quindi anche accogliendo proprio il vissuto delle famiglie, perché dicevo, quello che ci riguarda tanto è proprio
far sì che le famiglie, quando ci conoscono, possano avere un momento di scambio, quindi emozioni, pensieri, qualsiasi cosa si voglia mettere in gioco, noi appunto accogliamo questi momenti di condivisione. Quindi da una parte un supporto sicuramente psicologico, ma anche un po' di ragionamento, di decostruzione di quella che è la genitorialità e di quello che è anche l'essere figli, mi viene da pensare, e anche poi un aiuto materiale, cioè il fare con l'aiuto o di altre famiglie, di altri genitori che hanno già passato quei momenti, e di professionisti. Quindi lo stesso discorso, potete anche essere contattati da professionisti o da associazioni che vogliono fare qualche attività con voi, vi vogliono proporre qualche... Assolutamente sì, certo. Siamo un'associazione in divenire e quindi assolutamente a braccia aperte per accogliere nuove proposte e nuove collaborazioni. Ottimo. Allora, insomma, abbiamo raccontato, credo, tutti i punti fondamentali. Grazie mille. Grazie.